Qualcuno mi ha scritto spendi così tanti soldi per un telefono, mi ha fatto quasi sentirmi in colpa. Parlando dell'iPhone X perché ho fatto vedere, ma io il video non l'ho fatto per vantarmi né per fare vedere perché non ho fatto nessuna recensione. È giusto per Mirko Jax, che sapevo che lui ama l'iPhone come me, e poi lui è passato a Google Pixel 2. È solo per un video così, per rompere lì un po' le palle e per divertirci. È arrivata la gente e mi ha scritto: ma come fai a spendere tutti quei soldi? Sì, perché io vivo da solo, mi faccio dei piccoli piaceri, no? Non ho i bambini, parassiti, come li chiamo io. Non ho parasitato nessuna donna, perché per me i bambini sono dei parassiti. Li fai e dopo tutta la vita non fai altro che curare questi parassiti, cavolo. Ti stai infestando di parassiti. No, a me i bambini non mi sono mai piaciuti, non ho mai avuto voglia di farli. Se nel mondo avrò lasciato qualche bambino, mi dispiace. Io non ho nessuna. No, cioè, non so di esistenza di nessun parassita di aver lasciato nel mondo. E spero di no. Prima perché fare i bambini è a portata di tutti gli esseri viventi. I vermi, i ratti, tutti sanno riprodursi. La legge è essere unico e non fare i bambini. Anche perché poi dopo. Io ho sempre pensato, geneticamente fare un bambino non gli trasmetto quasi niente, non sono un genio, non sono nulla. Perché dovrei fare un bambino? Questa cosa in futuro sarà scientificamente dimostrato. No, nel senso, che cazzo sto dicendo? In futuro, perché c'è tanta immondizia di gente in giro, idioti, cretini che girano, che geneticamente sono dei parassiti, faranno dei bambini solo quelli che hanno dei doti, che possono trasmettere qualcosa. Guarda, come quel coglione. Minchia, adesso chiudo, apro il parentesi. Un rincoglionito, un vecchietto di merda, oltre ottantenne alla guida, è un'arma, è un pericolo. Ma cazzo, ma come fa a rinnovare la patente a questa gente rincoglionita, incontinente, vecchietti di merda che vanno coi pannolini che si pisciano addosso? Come fanno a rinnovare la patente? Che non vedono neanche portarsi il cucchiaio alla bocca. Io questa non capisco. Poi gente malata di come cazzo si chiama quella malattia, porca miseria? Non mi viene in mente. Quelli che fanno spasme alla bocca, le schiuma alla bocca, cadono giù, perdono la coscienza. Epilessia, sì. C'è gente che con l'epilessia che guida, porca troia. Delle armi più potenti di qualsiasi altro kamikaze del mondo, cazzo. Però, vabbè, non lo so, guarda, non lo so. Poi dicono: Daniel, tu rischi la vita, fai un sport del cazzo, incosciente. Incosciente perché guido la macchina, non perché volo col parapendio. Io non ho avuto l'incidente, ho rotto la colonna vertebrale perché sono stato un coglione io, non per colpa di nessuno, non per il parapendio. Nel parapendio sono anni e anni e anni di scienza.
Hanno impiegato un sacco di tempo scienziati per costruire un'ala che vola, un straccio che si forma un'ala e che vola, porca troia. Però in aria non c'è nessun imbecille. Ci capita, potrebbe capitare che uno viene, ti viene addosso. Però sulla strada un sacco di coglioni di incontinenti vecchietti di merda o dei frustrati di merda che poi dopo magari litigano con la moglie o non, la moglie gli fa le corna come un cerbiato. E certo che poi dopo va in strada, non capisce un cazzo, ti urta, ti ammazza, porca troia. Ma è possibile? Io non riesco a capire, cazzo. Vabbè, chiuso la parentesi, perché cazzo, sempre quando faccio i video mi capita che qualche coglione di merda, cioè rischio la vita per qualche coglione di merda. Dio caro, io non capisco. Ecco. Vabbè, cosa stavo dicendo? L'ho già dimenticato. Sì, dei bambini. Io non ho... mi faccio dei regali perché non ho i bambini. Perché non ho un cazzo di moglie che rompe coglioni e... No, no, oggi la gente... O magari io non ci sto più con la testa, ma la gente oggi è rincoglionita di brutto. Non lo so. Comunque, fatevi i cazzi vostri, eh. Compratevi iPhone, compratevi Porsche, compratevi che cazzo volete, la barca. Era uguale quando avevo la barca. Avevo la barca insieme a un altro amico. Basta che aprivo il discorso che ho la barca, tutti saltavano. Oh, amico, barca, un sacco di soldi. Pensavo che sono ricone. Ma non è vero, avere la barca costa un cazzo. La barca proprio un cazzo costa. Poi l'ho comprato insieme a un altro per poter mantenerla. Poi mi sono reso conto che cazzo di barca, ma che cazzo di coglionazza è. Vai 2-3 volte all'anno, poi dopo ti rompi i coglioni e non ne vuoi più uscire. Il lago è bellissimo, però sì, ti stai spaccando i coglioni andare sempre con la barca. Comunque, vabbè, niente. Stavo dicendo che fatevi i cazzi vostri, eh. Se io scherzo e parlo con Mirko del valore del telefono, bla bla bla, è perché ci prendiamo per il culo. Sano divertimento. È tutto qua. Fatevi i cazzi vostri, spendete soldi come vi pare, non fate conti in tasca a nessuno. E se non ho famiglia, sono cazzi miei. Sono contento così. Anzi, tutti sfigati che hanno la famiglia e bambini parasiti invidiano altri che non... Poi oggi come oggi, ma che cazzo di famiglia? Ma che cazzo di famiglia? Per fare cosa? La merda rosa. Ciao.